Buona serata dalla redazione del TG Ten. Oggi nel nostro telegiornale tanta tanta cronaca. Faremo il punto delle indagini sulla bomba che è esplosa sabato davanti ad un bar a Cosenza. Questa mattina c'è stata la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in Prefettura e a proposito dell'esplosione della bomba, le indagini saranno effettuate anche da parte del gruppo dei RIS di Messina. Un presunto caso di malasanità a Vibo Valentia, dove una donna di 58 anni è morta. Adesso diamo uno sguardo ai titoli del nostro telegiornale. Vertice in prefettura a Cosenza per l'ordine e la sicurezza pubblica all'indomani della bomba fatta esplodere in un esercizio commerciale. Ci sarà presto la risposta dello Stato, è stato detto. Il comandante dei carabinieri Ferace parla di nuove strategie investigative messe in atto. Cinque ergastoli, due condanne a 22 anni, una a 15 anni e una a 9 anni. Sono le richieste del PM antimafia Vincenzo Luberto nel corso dell'udienza preliminare scaturita dall'operazione Ultimo Atto contro le cosche dello Ionio Cosentino. Una donna di 58 anni è morta all'ospedale Jazzolino di Vibo per un'emorragia interna. Il figlio della sfortunata ha presentato denuncia alla procura ritenendo tardiva la diagnosi effettuata dai sanitari del nosocomio. Gli imprenditori alle prese con la crisi e le difficoltà di ottenere denaro dalle banche. Comincia oggi un nostro viaggio nel mondo delle imprese per raccontarvi ansie e preoccupazioni di chi si rivolge agli istituti bancari per continuare a investire. L'addizionale IRPEF regionale in Calabria con la crisi è schizzato al primo posto in Italia. Siamo in compagnia di Molise e Campania. La regione si prende da ogni reddito il 2,03%. Ancora non c'è alcuna traccia della statua di San Francesco scomparsa dai fondali del mare di Paola il 28 dicembre scorso. Intanto un pescatore lancia un anatema rivolto ai presunti autori di quello che ritiene essere un furto. San Francesco vi punirà. Il Cosenza scivola amaramente in terra campana e rossoblu sconfitti dalla Nubla San Felice per 2 reti ad 1. Ora la situazione si è fatta incandescente, probabile anche la squalifica del campo. In seconda divisione vince il Catanzaro, pareggia la Vigoro, sconfitta casalinga invece per la Vibonese. 19:32 minuti, di nuovo buona serata dalla redazione del TG Ten. L'atto intimidatorio ai danni della ditta Ecologia Oggi, il cui autocompattatore è stato bruciato giovedì, e poi l'esplosione della bomba davanti a un bar sempre a Cosenza nella giornata di sabato. Questi due episodi al centro oggi della riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in Prefettura a Cosenza. Facciamo il punto con Rosalba Baldino. L'elicottero dei carabinieri sorvola la prefettura di Cosenza nelle stesse ore in cui il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica decide le strategie da adottare in città dopo gli ultimi fatti di cronaca. La criminalità organizzata ha alzato il tiro, le forze dell'ordine sanno come agire. Ritengo, e questo ritiene anche il Comitato, che il controllo in città sia efficace. Naturalmente esiste una criminalità organizzata. Naturalmente questa criminalità organizzata ogni tanto, periodicamente, fa sentire la sua voce, fa sentire la sua presenza attraverso fatti anche eclatanti. Questi fatti eclatanti, noi sappiamo perfettamente in quale contesto riferirli e, meritano una risposta e avranno una risposta sul piano della investigazione. Attorno al tavolo istituzionale ci sono i comandanti provinciali dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, il questore della città d'Abruzzi, il procuratore capo del Tribunale di Cosenza, Dario Granieri, ma la situazione evidentemente preoccupa anche sul piano sociale. Necessarie sinergie più ampie con la provincia, c'è cioè il presidente Mario Oliverio, e municipio, il sindaco Mario Occhiuto. Il messaggio per i cittadini è racchiuso nelle parole del prefetto Cannizzaro. Lo Stato c'è. Queste cose che sono accadute non debbono far sorgere dubbi da parte della cittadinanza. Lo Stato c'è sempre stato, c'è, e credo che si siano anche visti dei risultati importanti. Accadono però, accadono queste cose, non accadono per caso, non è un fatto nuovo, non è un fatto particolarmente preoccupante, è un fatto che però merita risposta. Questa dunque è la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Facevamo prima riferimento all'ultimo
atto che si è verificato nella città dei Bruzzi, ovvero l'esplosione della bomba davanti un bar sabato a Cosenza. Le indagini da parte dei carabinieri proseguono, intanto i reperti sono stati consegnati ai RIS di Messina. Marisa Fallico. Da stamani i reperti raccolti tra le macerie del bar Capital Caffè di via Popili a Cosenza, distrutto da un ordigno esplosivo nella notte tra venerdì e sabato scorsi, sono nei laboratori dei RIS di Messina, ovvero i residui di polvere nera, i guanti utilizzati dagli attentatori, i meccanismi di accensione e gli altri elementi recuperati grazie all'alta professionalità dei carabinieri della scientifica di Cosenza, considerato che l'acqua utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere le fiamme ha in qualche modo compromesso la scena del crimine. Di sicuro era un ordigno ad altissimo potenziale che poteva provocare una strage. Sul bar vi sono degli appartamenti che per fortuna hanno subito sì gravi danni, ma non il crollo. Una miscela esplosiva, secondo una prima analisi, con polvere pirica nera, quella utilizzata per intenderci nei botti di Capodanno, e benzina. Chi ha piazzato l'ordigno, tra l'altro al centro del locale, probabilmente non si è reso conto della potenza dello stesso e delle possibili conseguenze. Incoscienza o tracotanza saranno le indagini a dirlo. Una bomba a così alto pericolo difficilmente è stata utilizzata per un avvertimento o una lezione da parte della criminalità organizzata, considerata appunto il contesto in cui è il bersaglio, uno stabile abitato. A memoria non si ricorda un episodio di tale gravità. Gli ordigni sono stati utilizzati spesso, ma calibrando le conseguenze. Si è sempre tenuto conto dei cosiddetti effetti collaterali. Bombe del genere sono state utilizzate pochissimo nell'intera Calabria. Simile ma meno potente quella fatta esplodere nei giorni scorsi nel Vibonese in uno degli ultimi attentati. Anche qui è stata utilizzata polvere nera e benzina. Cosa sta succedendo nella città dei Bruzzi? È la domanda a cui potranno dare risposta le indagini. Questa eclatanza, che va oltre le solite modalità estorsive o la strategia del basso profilo adottato sinora dalle cosche, è la spia evidente che ci sono delle fibrillazioni, dei cambiamenti negli assetti criminali. E ancora, c'è un legame tra l'esplosione al Capital Caffè, la pesante intimidazione all'autocompattatore della società Ecologia Oggi, che gestisce la raccolta dei rifiuti nella città dei Bruzzi, e la sparizione misteriosa di Luca Bruni, presunto esponente dell'omonima cosca? Di certo questo inizio 2012 è stato subito segnato dal problema sicurezza, sia sul fronte della criminalità organizzata che di quella comune. Stamani il dipendente di un noto ristorante di Rende, mentre andava a depositare l'incasso, è stato bloccato in pieno centro da un uomo armato di pistola che si è fatto consegnare il denaro. Ancora cronaca, però ci spostiamo al Tribunale di Catanzaro, dove è in corso di dibattimento il processo. Ultimo atto, 5 ergastoli e pene dai 9 ai 21 anni. Queste sono le richieste del pubblico ministero della DDA Vincenzo Luberto. Pena massima per Leonardo Forastefano, Vincenzo Forastefano, Giuseppe Garofalo, Argentino Pesce, Saverio Lento. 21 anni di reclusione la richiesta della DDA per Francesco Caporale, 15 anni per Domenico Oliva. L'inchiesta a ultimo atto venne portata a termine nell'ottobre del 2010 con il blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del ROS, operazione che infierì un colpo letale alla cosca cassanese dei Forastefano. L'inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, ha fatto luce su 3 omicidi che si sono consumati a Cassano tra il 2003 e il 2009. Adesso ci spostiamo a Vibo, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità dei sanitari nella morte di una donna di 58 anni deceduta ieri all'ospedale Iazzolino. Isabella Roccamo. Si torna a parlare dell'ospedale di Vibo ancora una volta per una morte sospetta. Una donna di 58 anni, originaria di San Gregorio di Ippona, è deceduta dopo il ricovero in ospedale per un'emorragia interna. Forse la diagnosi è stata tardiva, per questo il figlio della donna si è recato in questura per presentare denuncia. Vuole sapere perché sua madre non c'è più e se è stato fatto tutto il possibile da parte dei sanitari per salvarle la vita. La polizia ha sequestrato la cartella clinica e la magistratura ha aperto
un'inchiesta. Secondo il racconto del figlio, la donna, che da 3 anni soffriva di pancreatite, era già stata ricoverata allo Jazzulino dal 27 dicembre al 3 gennaio, giorno in cui era stata dimessa con una terapia da effettuare a casa. Sabato sera però la donna ha avvertito forti dolori alla schiena e all'addome. È stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso, dove i medici le hanno somministrato degli antidolorifici. Sono state effettuate le lastre, che non hanno però rivelato nulla. Le condizioni della donna tuttavia sono peggiorate, la pressione era molto bassa. È stata quindi trasferita nel reparto di chirurgia, dove è stata sottoposta ad un TAC che ha rivelato la presenza di un'emorragia in corso. Sempre secondo il racconto del figlio, alla donna sono state effettuate 2 trasfusioni che non hanno sortito gli effetti sperati. A quel punto i sanitari hanno deciso di operarla, ma la 58enne è morta prima di entrare in sala operatoria. Un decesso avvenuto 8-9 ore dopo il ricovero. Una tragica fatalità oppure un caso di mala sanità? Agli inquirenti il compito di dare una risposta. Parliamo adesso di economia. La scorsa settimana, nel corso dei nostri telegiornali, avete sentito la lettera denuncia di un imprenditore calabrese che lamentava gli alti costi del denaro nella nostra regione e poi il momento nerissimo che sta vivendo l'economia un po' in tutto il paese. Vi abbiamo reso noto dei dati relativi all'alto costo del denaro in Calabria, ai lunghi tempi di attesa per le fatture da parte della pubblica amministrazione. Questa settimana invece iniziamo il viaggio dando voce ai protagonisti, ovvero agli imprenditori calabresi. Emilia Canonaco. Quella di Rende non è solo la zona industriale delle concessionarie. Certo, i venditori di auto, e qui sono concentrati davvero tutti i marchi, la fanno da padroni, ma girando attentamente tra le innumerevoli traverse ci si accorge che da queste parti le iniziative industriali sono molto più variegate. Il nostro viaggio comincia da un ingrosso di abbigliamento e intimo che fa capo a 3 soci fondatori. Qui vengono a rifornirsi i piccoli negozianti della provincia Abruzia, o almeno quelli che finora sono riusciti a non chiudere bottega. La crisi si sente sotto tutti gli aspetti, quelli bancari, quelli economici, quelli dei nostri clienti, quindi quelli dei nostri fornitori. Per il grossista c'è un problema in più, il rapporto con i fornitori. Se prima erano più elastici in relazione ai tempi di riscossione, adesso sono diventati molto più pressanti e li devi pagare il prima possibile. Ci sono fornitori che chiudono, fornitori che stringono, diciamo che non mandano più tanto facilmente la merce se non ottengono pagamenti più ridotti, più concentrati nel tempo. La crisi che colpisce l'abbigliamento non piega un settore qualsiasi, considerato che di suo questo è un comparto in cui le vendite fisiologicamente si fermano più volte l'anno. Questo per gennaio, febbraio e marzo è sempre stato un periodo un po' tragico. Quest'anno forse sarà più tragico ancora. Perché quindi, tragico questo periodo? È perché noi ci fermiamo perché aspettiamo la stagione prossima. Delle banche apertamente non parla male nessuno, forse perché a piccole latitudini i rapporti che si creano tra istituti di credito e imprese sono quasi sempre personali, eppure la differenza rispetto al passato c'è e si sente. Se si chiedono dei prestiti così temporanei, un'uscita dal fido momentaneo, è sempre cose, procedure lunghe, bisogna presentare documenti, bisogna presentare bilanci, nel frattempo il momento brutto passa, quindi diciamo che non c'è nessuno che ti aiuta nell'immediato. In questa distribuzione all'ingrosso, oltre ai titolari, ci sono soltanto 3 dipendenti. Licenziarne uno non basterebbe certo a ridurre il peso della crisi. Nessuno comunque prende in considerazione questa possibilità. Hai pensato di mandare qualcuno a casa? No. Onestamente sono 21 anni, insomma. Se arriverò a questo, andrò prima io a casa e poi mando i dipendenti. Non resta che parlare del futuro, perché un futuro c'è sempre e occorre almeno immaginarselo. Se mi dovessi esprimere, proprio onestamente no, non so dove si va a finire, dove si va a parlare, diciamo.
Momento particolarmente delicato per gli imprenditori calabresi, c'è un'iniziativa che porta la firma di Confindustria Cosenza che ha attivato una task force. Si tratta di un team di professionisti che hanno il compito di offrire agli imprenditori assistenza nella partecipazione ai bandi di gara per la realizzazione di opere pubbliche e poi anche consulenza per le diverse normative. Di questo si occuperà questa sera alle 23 la trasmissione blog, ospite della collega Marisa Fallico e il presidente di Confindustria Cosenza, Renato Pastore. Parlavamo prima della crisi, dei costi e delle novità di questo 2012, ce n'è una sicuramente non buona, la ritoccatina all'insù dell'addizionale IRPEF che fa schizzare la nostra regione tra i vertici della classifica nazionale. Lo dice uno studio del quotidiano Il Sole 24 Ore. Vediamo. Sfogliando Il Sole 24 Ore, oggi abbiamo appreso che c'è un'altra mazzata sferrata sulla testa di noi poveri contribuenti calabresi, costretti a fare i conti con l'aumento dell'addizionale IRPEF regionale, che è salita di 2 punti in percentuali, la più cara d'Italia. Tradotto significa che dai 425 euro dello scorso anno si passa ai 507 di oggi, per chi ha un reddito di 25.000 euro annui. Per chi ne guadagna 10.000 euro ne pagherà 203 e così via, 35.710 euro, 50.000, 1.015 euro, 100.000, 2.030. Insomma, per qualsiasi reddito le casse della regione preleveranno il 2,03%. E non finisce qui, perché sulla base di queste cifre i comuni eserciteranno quella che si chiama autonomia fiscale e a loro volta preleveranno sulla base di un'aliquota che dovrebbe oscillare dal 6 al 4 per mille. Insomma, le mani nel nostro portafoglio le metteranno in tanti, a contendersi quei pochi spiccioli che riusciamo a mettere insieme faticosamente. Ora è chiaro che se si continua a tartassare chi lavora sarà difficile immaginare un futuro di crescita e di sviluppo. Al momento almeno sembra che tutto il peso di questa situazione di crisi che si è abbattuta sul paese gravi sulla testa dei cittadini. Speriamo che si cambi obiettivo, che si individuino altri percorsi e soprattutto che si tenga conto del fatto che in una regione povera come la Calabria costringere la gente a tirare sempre la cinghia può avere effetti drammatici, atteso che intere famiglie sono costrette a vivere facendo enormi sacrifici. E proseguono le indagini per rintracciare la statua di San Francesco di Paola che, come sapete, è scomparsa una settimana fa. Proseguono anche gli appelli da parte del gruppo dei sommozzatori e c'è anche chi lancia un anatema. Sentiamo. Proseguono incessantemente le ricerche per ritrovare la statua di San Francesco di Paola che era stata deposta in mare davanti alla cittadina del Tirreno Cosentino nel 2007 e che da fine anno è scomparsa. Innumerevoli gli interventi dei sub del gruppo subacqueo paolano che pensano che sia stata portata via per sbaglio da un grosso peschereccio. Stiamo sperando che in qualche modo, per quanto ci riguarda anche in forma anonima, che qualcuno ci faccia sapere che c'è stato un errore. Strascicando hanno beccato la statua, si sono impauriti e l'hanno deposta da un'altra parte, che ci dicono perché il mare è grande, non riusciamo a scandagliarlo tutto. Pertanto, avendo un'indicazione un po' più precisa, noi potremmo lavorare meglio. Ma i pescatori pensano invece che possa trattarsi di un furto e avvertono i responsabili. San Francesco è un santo che chi gli ha fatto un torto gliela farà pagare, perché a me i sbinnonni mi dicevano che hanno fatto un torto a San Francesco durante la notte nel sonno, se l'hanno sognate. E quando la mattina si sono svegliati hanno trovato i segni del bastone sulle spalle. Allora a questi, chiamiamoli amici, che hanno fatto questo torto a San Francesco, non stessero tranquille. Debbono pensare che San Francesco prima o poi gliela farà pagare. Intanto le ricerche hanno portato alla scoperta, al largo di Fuscaldo, del relitto di una nave da carico sconosciuta che risalirebbe alla fine dell'Ottocento. Ancora non è stata esplorata a causa delle condizioni del mare, ma già c'è chi grida al miracolo e pensa che la scoperta sia stata voluta dal santo. E adesso la pagina degli spettacoli con il concerto di musica lirica al Rendano di Cosenza che ha fatto il bis in piazza. Vediamo. Tutto esaurito al Teatro Rendano di Cosenza per il Gran Galà Lirico Sinfonico.
L'orchestra del teatro, diretta per l'occasione dal maestro Donato Sivo, ha eseguito 11 brani tratti da arie di opere liriche tra le più famose, spaziando da Rossini a Donizetti, da Bellini a Verdi, a Puccini, a Leoncavallo, a Mascagni. Sullo splendido palco del Rendano si sono alternate due tra le voci più autorevoli del panorama lirico internazionale contemporaneo, Maria Pia Piscitelli e Francesco Anile, che hanno anche duettato più volte ammaliando la platea. L'applauditissimo concerto, per volontà dell'amministrazione comunale, è stato replicato all'aperto, su un grande palco allestito per l'occasione proprio all'inizio dell'isola pedonale di Corso Mazzini. L'energia e la maturità artistica dei giovani componenti dell'orchestra semistabile del Teatro Rendano ha letteralmente rapito un folto pubblico che, nonostante il freddo pungente, ha applaudito fino alla fine una tra le realtà più entusiasmanti del nuovo progetto culturale che vede protagonista la città dei Bruzzi. Stiamo cercando di ridare la centralità alla città che aveva un tempo, una centralità dal punto di vista della solidarietà, della cultura, ma anche delle attività commerciali. Abbiamo avuto l'idea di costituire questa orchestra semistabile con tanti ragazzi, molti della provincia di Cosenza, molti calabresi che sono venuti qui a Cosenza a fare le audizioni. È un'orchestra che si sta sempre più affiatando, che sta allietando le serate dei cosentini. A Rendano abbiamo voluto portarli anche in città, nel centro, nell'isola pedonale, nonostante il freddo, e devo dire che è stata molto apprezzata come iniziativa. Sono contento, sono ragazzi che stimo molto e apprezzo perché si stanno impegnando, sono molto bravi. Nella nostra città esistono molti talenti musicali, molti giovani che si dedicano anche allo studio della musica e che diventano poi musicisti apprezzati nel resto d'Italia, quindi non vedo perché non dargli un'occasione anche nella nostra città. Di scena domani al Teatro Rendano di Cosenza, Pirandello con Uno Nessuno, 100.000. La guardi? La gamba? La rimondella! Oh, è elegante! Ora di mio padre! Un importante appuntamento con la cultura domani al Rendano di Cosenza, di scena Uno Nessuno, 100.000 di Pirandello, la regia firmata da Giancarlo Cauteruccio. Allora, come sarà questo allestimento? Quali sono le peculiarità? Ma questo allestimento, appunto, intanto per scelta nasce non dalla messa in scena di una drammaturgia pirandelliana, bensì proprio dal suo grande romanzo. Uno, Nessuno e 100.000 è il grande romanzo di Pirandello che viene definito il suo diario. Infatti in questo grande romanzo Pirandello fa passare tutte le sue creature. Vitangelo Moscarda, che è il protagonista, diviene una sorta di sintesi, diciamo, di tutta quella questione fondamentale che è l'identità, che Pirandello ha affrontato con grande maestria. La messa in scena, che è, voglio dire, non percorre una linea tradizionale. Noi vedremo un Pirandello in Beckett, perché io metto a confronto due estetiche, cioè quella pirandelliana che si fonda, diciamo, sulla psicologia dei personaggi, e quella metafisica che invece riguarda tutta la ricerca di Samuel Beckett. Ciò che mi interessa è naturalmente portare i grandi classici verso le nuove generazioni. Io credo che i giovani possano approcciare a questi grandi temi attraverso un linguaggio, come dire, moderno, un linguaggio contemporaneo. E adesso siamo allo sport con la seconda divisione. Il 2012 inizia con un pareggio, una vittoria e una sconfitta per le calabresi. Patrizia De Napoli. Brutto KO interno per la Vibonese, che incappa in una brutta sconfitta e soprattutto inaspettata contro il Neapolis. Il debutto annuale dei rossoblu li fa sprofondare nella zona calda della classifica. Si ci mettono anche il vento, la pioggia ed il freddo a condizionare una gara che interrompe la serie positiva casalinga.
Il gol partita viene realizzato al 24esimo, sponda di Varriale e botta di De Falco che insacca in rete. Giallo su un gol annullato al 25esimo del secondo tempo al franco-senegalese Ducara, una rete che non viene convalidata per una segnalazione del guardalinee. Inutili le proteste dei padroni di casa, che alla fine recriminano per una rete sembrata regolarissima. Sorridono invece il Catanzaro che piega il Melfi per 2-0 la Vigor Lamezia che con un pari strappato a Fano consolida la zona playoff. Mila e 12 che inizia male per il Cosenza, Gianluca Pasqua. Comincia nel migliore dei modi il 2012 per il Nuvola San Felice che batte il Cosenza per 2-1. 90 minuti di gioco intensi, caratterizzati soprattutto nella prima parte da un Cosenza molto più dinamico del Nuvola che sfiora il vantaggio già al 12esimo con Fiore che prova la botta da fuori area. Buona la risposta di Apuzzo. Al 31esimo però arriva il vantaggio dei bianconeri con Temponi che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa mette dentro da distanza ravvicinata. Nuvola 1, Cosenza 0. Pronta la risposta dei calabresi che sfiorano il pareggio prima al 37esimo con Mosciaro che da due passi mette fuori e poi al 39esimo con lo stesso Mosciaro che trova una girata spettacolare, ma altrettanto spettacolare la parata di Apuzzo. Si conclude così il primo tempo con la squadra di mister Di Maio che va a riposo con un vantaggio piuttosto sofferto. La seconda frazione di gioco però si apre nel segno dei bruniani, il Nuvola al quinto raddoppia. Ferraro viene atterrato in area di rigore da Rapisarda, per il direttore di gara non ci sono dubbi, dal dischetto Vacca Cace che firma il raddoppio per la squadra di mister Di Maio, Nuvola 2, Cosenza 0. I calabresi però non ci stanno e reagiscono subito. È il 22esimo quando il Cosenza accorcia le distanze con Arcidiacono che dal limite dell'area esplode un tiro che trafigge Apuzzo. Nuvola 2, Cosenza 1. La gara vive una fase di stand-by, poi si accende nei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro durante i quali succede di tutto. Forti tensioni tra le due panchine sollevate da tifosi piuttosto agitati che seminano panico persino nel campo. Gioco fermo per oltre 2 minuti. Decisivo l'intervento delle forze dell'ordine che riporta la situazione alla normalità, consentendo di chiudere un incontro che segna il 7° successo consecutivo dei bianconeri e lascia aperte le porte ad un possibile approdo nei play-off. E mentre il Cosenza dilapida occasioni e punti, l'Interreggio smuove la classifica, anche quando non è brillante meriterebbe di perdere. Al Di Poito della Lamezia, la squadra di Di Maria, ha vacillato di fronte al Sambiase, ma è riuscita comunque ad uscire indenne, nonostante i giallorossi, soprattutto nel secondo tempo, abbiano collezionato diverse palle gol con Mercuri, Porpora e Radicchio. Dall'altra parte i Regini hanno creato soltanto un paio di situazioni di pericolo con Ancione e l'ultimo acquisto Palumbo, in evidenza soltanto in un'occasione dalla distanza, neutralizzata da Andreoli. Il punto va più che bene all'Interreggio che tiene a distanza Acri e Marsala, annullatesi a vicenda nell'anticipo e guarda, senza preoccupazioni, al gruppetto delle inseguitrici che domenica dopo domenica continuano una corsa a intermittenza. Palazzolo, Serre Alburni, Adrano e Cosenza finora non hanno avuto continuità e se anche nel girone di ritorno confermeranno questo trend, il campionato non riserverà sorprese. Gianluca Pasqua vi aspetta alle 21 in diretta con Replay per parlare di sport e del Cosenza in particolare. Adesso siamo alla copertina del nostro telegiornale dedicata alla terza edizione del Presepe Vivente promosso dalla Proloco ad Aprigliano. Vi ricordo che l'informazione torna alle 22.30. Grazie per averci seguito. Buona serata.